lui diventa difficile. Una cosa strana, per esempio, che è successo con Roll, che noi amici ci siamo ritrovati dopo la sua morte, perché quando lui era in vivo non ci metteva in relazione l'uno con l'altro, cioè tutti seguivamo Roll e tutti abbiamo passato molto tempo della nostra vita con lui, però non ci ha mai messo in antagonismo uno con l'altro in modo che uno potesse, no? E questa è una cosa strana. E quindi ci siamo ritrovati dopo la sua morte, quando abbiamo incominciato a parlare di lui e a raccontare le sue cose. Quello che sarà detto stasera saranno tutte cose che noi abbiamo visto e che abbiamo sentito da lui, e se facciamo riferimento a altri esperimenti o altre cose sarà detto anche da chi è stato visto e da chi è che l'ha raccontato. Allora, visto che non tutti voi conoscete la vera storia di Roll, non sapete niente della sua vita, qualcuno che vi digiuno completamente, io direi di cominciare a fare un excursus molto veloce dicendo alcune tappe della sua vita, per poi cominciare a entrare un pochino più particolare in particolare. Quindi comincio a raccontare la storia di Roll. Roll nasce il 20 giugno del 1903, che era il giorno della consolata, a cui lui è sempre stato molto devoto. Roll già da piccolo era un po' strano, infatti lui raccontava che fino all'età di 2 anni non ha mai parlato. A 2 anni, sotto una stampa di Napoleone che aveva sul caminetto, dice: Napoleone, questo me lo raccontava tutti, e da allora è cominciato a parlare e continuava la sua vita, però pensavo che fosse muto. Poi questa cosa, pensare che fosse muto, era un altro tempo, era nel 1900, quindi era diverso, non so se sì, si è rifatto, dopo si è rifatto. Di modo, lui passa la sua infanzia a San Secondo di Pinerolo e, tanto per dire, all'età di 11 anni lui scrive sul libro di Pinocchio una frase che sicuramente è scritta da una persona che non era tanto normale, cioè aveva sicuramente qualcosa di più degli altri. Questa frase la leggo perché mi memoria non lo so, nel modo scrive sulle avventure di Pinocchio questa frase: non saranno le mie, perché io sento che sono nato con un cuore che non ha bisogno di fare l'esperienza di un burattino, e anche con uno spirito che non ha bisogno della disgrazia per diventare forte. Per queste cose io sarò un vecchio fra i giovani quando sono giovane, e un vecchio tutto solo quando sarò vecchio. Avevo 11 anni. In modo, vive a San Secondo, fa gli studi, si prende 3 lauree, una in la laurea un pochino più corta delle nostre probabilmente, in modo prende la laurea in legge, una in economia, e poi ne prende poi una terza in biologia medicale, quella che lui piaceva di più a Parigi, perché suo padre nasce in una famiglia ricca, benestante. Suo padre è stato uno dei fondatori della banca commerciale, e quindi quando lui ha finito gli studi lo manda a lavorare nelle banche all'estero, per cui va in giro, Marsiglia, Parigi, Londra, Hamburgo, ma lui non è che piacesse molto quello. Comunque, per soddisfare il volere del padre, parte per questa cosa, queste banche. All'età di 1914, lui, anche quando gli parlavo, chiedevamo com'era che lui aveva avuto questi poteri, queste capacità intellettuali, e lui diceva: ah, non so, vecchio, non me lo ricordo più. Comunque, qualcosa è rimasto scritto. Di modo, lui nel 1927 a Marsiglia riesce a... lui me l'aveva raccontato, lui ci aveva raccontato che girava per Marsiglia, passava davanti a un negozio dove vendevano delle carte, e ce n'era Donazzi, mi ricordo, non mi ricordo più, su uno era rosso, l'altro era blu, tutte le carte, e gli dice: possibile che io non riesca a sapere come
piccoli segni delle carte man mano che le giro, comprati due mazze di carte, va a casa e si esercita in modo di poter girare le carte e sapere se erano del segno nero o del segno rosso. A un certo punto ci riesce ed è lì che lui scrive quella famosa frase che il potere mi fa paura, non scriverò più nulla, perché aveva scoperto l'altra mente a legge che lega il colore verde alla quinta musicale e il calore. La spiegazione di Rolle era che il colore verde dà delle vibrazioni le quali mi davano le stesse emozioni di quelle che mi dà la quinta musicale. E siccome le vibrazioni sono movimento, il movimento è calore, mi davano un senso di calore. Io mi mettevo nelle condizioni di percepire questo tipo di calore, creavo in me uno stato che mi metteva in condizione di trovare chi è rosso e nero. Lui riesce a fare questo esperimento, tutto contento, nonostante la frase che gli faceva paura, esce, va giù ai giardini, si siede su una panchina e c'è un signore seduto vicino a lui che gli chiede l'ora e lui gli fa vedere l'orologio, gli passa l'orologio e questo qui dice di nuovo, cos'è il tizio? E lui gli dice, ho messo l'orologio lì e l'altro dice, ma io sono cieco. Questa cosa l'ho mandata in crisi, c'è possibile che io non sono capace a girare le carte, a conoscere il colore e non ho capito che questo signore c'è. Poi ha avuto questa crisi, si ritira in convento per 6 mesi, poi la madre è andata a meditare, la madre poi è andata a prenderlo e l'ha riportato a casa e poi è andato di nuovo a lavorare. Lui, per farla breve, continua i suoi esperimenti, a 27 anni incontra la moglie, che era una bellissima donna a Parigi, e si innamora di questa donna che aveva 7 re in famiglia, che si chiamavano Helga von Hützen, e bella, 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 e si sposano. Lui si sposa, continua a stare a Parigi, poi all'età, quando lui aveva 34 anni, il padre muore, lui che non gli piaceva questo tipo di lavoro, si licenzia, va a Torino e incominciano a vivere a Torino in via Silvio Berlinguer. Lui con la moglie non andava tanto d'accordo perché avevano avuto delle questioni, lui era una testa un po' così, un po' estroso, parte, va a fare un viaggio che mi racconta che era andato in India con Mary Oberon, un'attrice del cinema muto, più degli altri amici, erano stati 6 mesi fuori dall'Italia con la nave in India, hanno fatto tutti questi giri e la moglie era a casa che aspettava. Non so nemmeno se gli ho detto, me l'avevi detto tuo moglie? E lui mi ha detto, beh vabbè, mi sono andato via, l'ho scritto. Di modo torna, lui viene la guerra, lui era capitano degli alpini, però era per l'età che non era vecchio, però si vede che i militari non lo facevano, sta a Pinerolo, dove la prima volta che ha contatto con i tedeschi, poi c'è stato l'8 settembre, quando è stato in contatto con i tedeschi, un giorno avevano preso dei civili che dovevano fucilare, o dei partigiani che dovevano fucilare, sono andati da loro e hanno detto faccia qualcosa. Lui va dal comandante del distretto dei tedeschi e gli dice, ma guardi che voi state per fucilare delle persone che non hanno fatto niente e che non sono innocenti, voi fucilate degli innocenti. E fu capito che questo comandante dice, e lei come fa a saperlo? Ma io sono talmente sicuro che questi sono innocenti come io so benissimo descrivere quello che lei ha nel cassetto chiuso a chiave della sua scrivania a Hamburgo. E gli ha detto tutto quello che questo aveva nella scrivania, togli le lettere, i biglietti, tutto quello che c'era scritto, tutto. Il capitano, questo non so se era capitano colonnello, è impressionato e ha liberato tutti questi partigiani. Dopodiché lui andava molto spesso la sera da questo comandante e in cambio di ogni esperimento c'era l'accordo che lui liberava un prigioniero. Quindi ha salvato parecchia gente e
infatti gli avevano fatto anche un monumento, gli hanno fatto i video di riconoscenza a San Secondo di Pinerolo. Quindi la guerra finisce, lui ritorna a Torino, fa l'antiquario per 8 anni, dopodiché anche quello non gli piaceva perché lui era una persona onesta, purtroppo per fare questi lavori. Non è che uno compra a una cifra e vende a meno, per cercare di guadagnare, quindi non gli piaceva, smette e vive solo di pittura, che lui dipingeva, poi però possiamo vederlo, con i suoi quadri per una mostra che abbiamo fatto dopo la sua morte, e sta sempre a Torino e dipinge 24. Lui ha continuato sempre a fare esperimenti, sempre tutto il mondo si è rivolto a lui, tutte le persone, anche tantissime persone gli hanno chiesto aiuto, lui ha sempre cercato di aiutare tutti, non ha mai preteso nessun soldo da nessuno, e quindi questa è anche una cosa che indica la sua serietà, e quindi non si è arricchito e non aveva bisogno nemmeno di prendere soldi alla gente in quanto era un benestare. Lui è riuscito, è stato invitato dappertutto, ha conosciuto tanti uomini famosi, da De Gaulle, da Mussolini, che l'aveva chiamato nel 1942 quando la guerra stava bene, e lui era andato in divisa a Palazzo Venezia, allora quando raccontava questo episodio, che è entrato in una camera grandissima, tutta buia, dove in fondo a questo camerone c'era una scrivania, una lucina, abbraccio di una persona fino sopra che la luce, lui sta vicino e catta con i tacchi, con attenti, allora Mussolini tira su la faccia, come la raccontava loro, e gli dice, ma dicono che voi sappiate leggere il futuro, cosa mi dite della guerra? E lui aveva un po' paura a dirlo, però importante dice, dunque la guerra è persa. Mussolini fa finta di niente, dice andate e non andate. E lui era riuscito nel 1942, quando la guerra andava bene, a dire che la guerra è persa. Hitler l'ha cercato parecchie volte, ma lui non si è mai fatto trovare, anche perché poi i tedeschi, essendo in relazione con questo comandante, eccetera, è sempre riuscito a non farsi mandare in Germania per parlare con Hitler. In modo a casa sua ci sono tutti tanti personaggi famosi che io ho anche conosciuto e a lui ha girato presso tutte le corti europee e quando era stato da De Gaulle l'aveva conosciuto però non voleva che lui frequentarlo in quanto aveva paura che lui conoscesse i segreti della Francia e quindi avevano anche paura di del fatto che lui avendo facilità di questa conoscenza potesse debuttare i segreti. La storia di Rol, più o meno questa, Rol poi da Torino, io l'ho conosciuto nell'86, ho avuto la fortuna di stare con lui 8 anni intensi, primo perché lui quando faceva i suoi esperimenti la sera voleva sempre un medico vicino, perché era vecchiotto, ma poi anche quando era giovane, visto che queste cose gli provocavano degli stress, aveva paura e quindi se c'era un medico si sentiva più sicuro. Allora mi ha preso per un volere, poi l'ho frequentato assiduamente per 8 anni. Molto assiduamente ho visto migliaia di esperimenti, infatti alla fine ero quasi stupido perché poi ero giovane, volevo fare anche altre cose, invece sono passato molto tempo con lui e che mi è servito molto e poi vi racconterò anche i motivi, possiamo poi parlare anche qualcun altro, se no. Rolla, volevo solo raccontarvi ancora una cosa, tanto nel personaggio, visto che ho fatto la nascita, la vita, più o meno, vi racconto anche della morte di Rolla. Allora alla fine stava male e allora si è deciso di portarlo in ospedale. Io ero qua in ospedale non è naturalmente, è venuto nel mio reparto. Lui anni prima era stato ricoverato già per un intervento del professor Sesia ai pensionanti A delle Molinette quando c'erano, sì, c'era anche quella della sua morte, in ogni modo era stato ricoverato ai pensionanti A e io l'avevo accompagnato perché naturalmente potrei
entrare in macchina nel cortile, quindi ho portato sotto, c'era solo da prendere un ascensore, saliva al primo piano, e l'accompagno, gli danno la stanza, lo portano nella stanza, che adesso guardi, abbiamo tenuto per lei la stanza più bella, appena stata decorata e pulita, è la stanza più grande che abbiamo. Lui, mi ricordo, mi doveva ricevere, mi andava per la stanza ed era la numero 8. La numero 8, e lui dice, ah no, io lì non entro. Dico, ma guarda, dottore, che è la stanza più bella, poi non abbiamo altre stanze, abbiamo solo... No, 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 ha piantato un casino, una cosa di... Ha detto, io mi metto lì su una sedia, sto bravo, lasciatemi stare in questa stanza. Non siamo riusciti a convincerlo. Dopodiché gli infermieri, che erano gentili, però intenzionanti, quindi sono andati a chiedere a quello della camera più brutta se voleva andare nella camera più bella, perché c'era Rol, e Rol era conosciuto a Torino, che voleva una camera più piccola. Allora sono andati, hanno fatto il trasbordo, Rol è andato nella camera piccola e brutta, la numero 1, e nell'altra stanza è andato quest'altro signore. Poi ha fatto l'intervento, è andato a casa, poi lì in ospedale sono successo un po' di tutto con lui perché era un tipo troppo simpatico e poi faceva i suoi esperimenti, gli spaventava tutti, gli nascondeva le chiavi, faceva che andavano lì, a forte che si chiudevano, non sapevano più, cioè tutte queste cose. E poi è andato a casa, quindi, quando è stato male, l'ultima volta, l'abbiamo portato in ospedale. I pensionati A non c'era nessun posto, quindi non abbiamo potuto ricoverarlo. Gli ho detto, vieni su da noi, dal mio reparto, mi abbiamo messo in una stanza a un letto, arrivo con la carrozzina a portarlo a letto, lui arriva dall'altra stanza e dice, ah no, io lì non entro, no, è gustato. Di nuovo, qui c'erano le barelle, cioè come anche adesso, c'erano barelle dappertutto, ma alla fine in corridoio, tutto sempre. Ho fatto la stanzetta a un letto, adesso non viene più. E io lì no. Allora sono andato alla caposale, non me l'hanno spostato, perché poi la caposale l'ho messo loro. Quindi era già una nervosetta, un po' generica. E io ho preso un pezzo di scotch e gli ho scritto un altro numero, e ho scritto, non mi ricordo più però che numero era, e ho scritto bis. E lui non voleva entrare, vabbè. In questa stanza, intanto aspettavamo sempre il posto dai pensionati. Le cose non vanno bene perché lui si è abbandonato completamente, non voleva più mangiare, non voleva più bere, non c'erano i sussidi che sono poi venuti negli anni dopo, poi lui non voleva il flebo, dice lasciatemi stare, non parlava nemmeno più, non voleva più dire. Un bel giorno, le cose precipitano sempre, telefono dei pensionati e dice guardate che si è liberata una stanza. Pigliamo Rol con la barella perché stava male, 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 lo carichiamo sulla barella velocemente, lo abbiamo i pensionati, lo mettiamo nel letto e io ero ancora in reparto, lui è arrivato prima, che dovevo finire, dovevo fare anche un po' di lavoro. Arrivo giù, lui era mancato e infatti quando è mancato c'era la caposala e quest'infermiera che l'ha messa a letto, la caposala ha sentito un senso di benessere. Ha visto una luce che andava via dalla testa di Rol verso il soffitto, questa illuminazione. L'altra infermiera invece che prima mi stava mettendo a posto il letto, ha sentito un gran senso di benessere. E la stanza che numero era? La numero 8. Quindi lui nel primo ricovero aveva visto che quella stanza era la stanza del soffitto. Questo per dire il personaggio. Questo per raccontare le mie cose. Adesso io direi, io vi ho già stupato abbastanza, di parlare un attimo con Giovanna De Media, che Giovanna De Media aveva un negozio, ha un negozio in antiquariato, un corso regina, prima il tassetto della nonna, dove Rol tutte le settimane andava, perché Rol è sempre rimasto, sa nel sangue, l'antiquariato, le cose belle, eccetera. Quindi andava lì, parlava, e adesso lei che racconterà altre cose. Invito il suo spirito. Il diverso intelletto che si possa trovare è il senso del mistero, è la fonte di ogni autentica arte, di ogni disciplina.
colui che non ha mai conosciuto questa emozione, che non possiede la facoltà di essere stupito, rapito, non varrebbe forse, sarebbe meglio fosse morto, i suoi occhi sono chiusi. Allora, io ho conosciuto Roll quando ho aperto il mio capitolo della Mare, 75, era un periodo molto particolare della mia vita, avevo proprio cambiato rotta, pesavo 40 kg ed ero innamorata dell'antiquariato, quindi avevo deciso di provare la strada dell'indipendenza. E, dato che ero figlia di Parigi, andavo soventissimo a Parigi, ho aperto un negozio molto curioso, non classico come c'era in quel momento a Torino o in Italia, perché c'erano questi negozi di antiquariato molto importanti. Invece, e come è tuttora, io racconto la storia nostra dalle piccole alle grandi cose. E proprio in quel momento, combinazione, se la combinazione c'è, c'era nel mio negozio Simonetta Conti, una giornalista della Stampa, che mi intervistava proprio per la curiosità di questo negozio. Vedo entrare questo signore molto distinto, ricordo con gli occhiali che mi fa l'inchino, gira tutte le linee, guarda con attenzione, poi mi saluta, mi fa l'inchino e se ne va. E Simonetta Conti mi dice: "Ma sai chi è quel signore?" E mi dice che è Gustavo Roll. E io leggevo tutto di lui perché i giornali ne parlavano tantissimo e ne ero molto affascinata, ma pensavo fosse abbastanza irraggiungibile. Io ho fatto due cose belle nella mia vita: aprire il cassetto della nonna e due giorni dopo telefonare a Gustavo Roll. Dicendogli: "Dottor Roll, non mi mandi via, è lei che è venuta nel mio negozio e io è tutta la vita che voglio conoscerla." La risposta fu questa: "Non solo mia cara bambina non la mando via, ma noi saremo amici tutta la vita e poi oltre, siamo come due rette parallele che si incontrano all'infinito." E da quel giorno, dato che il mio negozio era in via Goito e lui abitava in via Silvio Pellico 31, era sempre lì da me. Quindi è nata un'amicizia stupenda, senza ombre, disinteressata, serena, molto costruttiva. E allora si parlava anche molto di antiquariato, ma non mi ha invitato subito a casa sua, sono passati parecchi mesi. Nel frattempo abbiamo fatto conoscenza, abbiamo parlato, poi io ero chiamata a vedere nelle case le cose dell'antiquariato e allora invitavo anche lui ad accompagnarmi. E lì c'era il dibattito, no? Che magari lui voleva una cosa, io volevo la medesima, oppure lui voleva mettere una cosa da bene il prezzo. C'era una discussione, assolutamente. Come ad esempio questo piccolo vassoio che ho portato, perché è troppo bello questo documento. Allora, in questa casa abbiamo visto questo vassoio e abbiamo discusso il prezzo. Abbiamo stabilito un prezzo con il venditore. Poi io lo volevo e lui lo voleva. Basta, fatto sta, abbiamo discusso su presa, ha vinto lui e questo vassoio se l'è portato via. Ma dopo una settimana mi arriva un pacco e c'è scritto: "È per te in regalo", e me l'ha regalato. Ecco, lui era fatto così. E intanto io piano piano ho conosciuto questo personaggio attraverso anche veramente la sua mente, la sua attenzione che aveva verso gli altri, come dice il dottor Manera. Io ho visto fare delle cose grandissime, aiutare tantissima gente e non chiedendo mai un soldo. Questa è la misura del suo spirito, perché purtroppo ci sono tre esse che l'uomo non sa dire: soldi, sesso, successo. Per i soldi ammazzano per poche cose. Il sesso, che è il dono di Dio, è il dono universale, meraviglioso, lo commercializzano, ne fanno di tutti i colori. Il successo, quando un uomo ha successo, crede di essere Dio ed è fregato. Ecco, e quindi lui aveva veramente questo potere nel mio negozio di Agoito, ad esempio faceva la diagnosi delle persone che entravano lì e poi era capace di accompagnarmi, ricordo, a Lione oppure all'ospedale Molinette, che lui frequentava moltissimo. Quindi anche, ad esempio, lui veniva a trovarmi, mi portava a prendere l'aperitivo al Principe di Piemonte e poi piano piano una sera mi ha invitato a casa sua, e casa sua era una cosa meravigliosa per me.
aveva un arredamento stupendo, di cultura e di bellezza straordinaria, tutta del Settecento. E poi aveva invece una vetrina che era Liberty, addirittura saltava di 100 anni. Si parlava con lui di tutto, si parlava di cultura, di arte, di sesso, di politica, assolutamente di tutto. Ecco, sarebbe opportuno, intanto, vi facciamo magari vedere dopo, intanto io ero in questo cassetto della nonna con mia figlia Simona, e lui praticamente ci ha adottate tutte e due, no? E lei cominciava a dipingere, perché mi avevi quando l'hai conosciuto? Se l'hai conosciuto nel 75? No, io l'ho conosciuto nel 77. Hai detto 75? Ho aperto il negozio nel 75. Ah, sì. Allora avevo 11 anni. Sì. Però le disegnava, dipingeva, sì. E poi gli faceva vedere queste cose, no? E quindi faceva, questi sono i suoi disegni dipinti da piccola, e però gli scriveva dietro. Lui mi ha fatto le dediche ai miei lavori. Allora, per esempio, questo lavoro qui, l'avevo intitolato Limite Umano, e avevo disegnato tutto ciò che potrebbe essere il corpo, anche un limite che ci circonda, o anche la nostra energia, le nostre abitudini mentali, comunque l'avevo intitolato Limite Umano. E lui invece l'ha trasformato dicendomi, con questo tuo, vieni qui, con questo, scusate ma, con questo tuo dipinto, grazie, perché stimo un po'. Con questo tuo dipinto ci hai rivelato che gli UFO esistono ed esiste anche per loro l'amore. Certo. Siamo passati da un discorso all'altro. Mentre questo quadro qui io gliel'avevo proprio donato. Avevo 12 anni quando l'ho fatto e mi ricordo che mi piaceva moltissimo poter dipingere questa luce calda che avvolgeva praticamente lo spirito di chi la guardava, e siccome lui comunque era pieno di regali aveva paura di perderlo, così me l'ha ridato, e io in quel momento c'ero rimasto un po' male, ma poi invece adesso capisco l'importanza di questa, di questo ridono, diciamo, no? Perché mi ha scritto una dedica. Allora, intanto io gliel'ho scritto: spero che questo disegno esprima la mia grande simpatia che ho per te. Non è un disegno super, ma accettalo ricordandoti di me. E lui mi ha risposto: cara Simona, ho molto apprezzato ed ammirato il bel tuo disegno che hai voluto offrirmi. Ti sarò particolarmente grato se vorrai accettarlo in mio ricordo. Ogni qualvolta lo vedrai, penserai a me ed il mio spirito verrà vicino a te. 28 febbraio 1980, quindi per me è stato un bellissimo, è un simbolo, e posso ancora dire di Gustavo, poi ti ripasso il microfono, che quello che io posso raccontare di lui è vedere una persona che comunque il mondo lo vede in modo abbastanza, come dire, idealizzato anche in un certo senso, vederlo nel modo più semplice e quotidiano possibile con gli occhi di una bambina. Io sono andata a Lione, no a Lione, a Mentone, a trovarlo con loro un'estate, lui era all'hotel Magalì, è buffo anche il nome all'hotel, Magalì. E ho conosciuto anche la moglie e le avevo fatto un budino, gli ho regalato questo budino, quindi è anche molto naivo il gesto, semplice, diretto, perché poi comunque a me a Rolf faceva un po' così, era molto timida in questo confronto, almeno mi ricordo che anche lui era gentile, ma non era, non è che mi facesse dei lunghissimi discorsi, se gli chiedevo delle cose mi rispondeva, però lui era molto preso dai discorsi con gli adulti. E quindi gli ho regalato sto budino e siamo andati a mangiare nella pizzeria dove lui andava abitualmente con la moglie, lei e il socio che avevi. E ha portato sto budino e l'abbiamo mangiato lì in pizzeria alla fine come dolce, che è una cosa anche fuori un po' dalla consuetudine, portare da mangiare dove vai a mangiare fuori. E questo me lo ricordo proprio perché l'ho trovato un episodio anticonformista di una persona che invece sta a godersi la vita veramente in modo informale e non
molto semplice, e tra l'altro mi avevano fatto sia lui che la moglie un mucchio di complimenti, perché comunque regalare le cose dolci alle persone fa sempre piacere, perché ricordi appunto bambina e ti godi un momento felice particolare. Comunque secondo me è stata spinta da lui a continuare il suo sogno di pittrice, perché lei continua a fare questo lavoro e lui ha sempre detto: ah, ma il tuo sogno se tu ti tormenta, perché indubbiamente essere artisti non è una cosa semplice. Allora, Gustavo Rolla era un personaggio imponente, sarà stato anche 1,85, veramente bella come persona, no? Non aveva capelli, quelli che si vedevano erano sul biondo bianco, ma la cosa che a me faceva veramente stupore e anche ridere è che lui aveva solo pettine in tasca che se lo passava continuamente nella testa, e quindi io ridevo moltissimo per questa cosa, mi divertiva. Ma la cosa veramente che impressionava vedendo questa persona così carismatica erano le sue mani lunghe da violinista, già artistiche, già solo le mani, e questi occhi trasparenti che ti guardavano fino in fondo all'anima. Questo veramente è una cosa meravigliosa che ho vissuto di lui. Diciamo che io in questi giorni ho scoperto una cosa che mi ha stupita, veramente. Ho trovato una scatola che era una vita, cioè da anni, da 20 anni che non la tiravo fuori. E invece mi è capitato proprio così e ho letto: svelato il mistero della sfera della conoscenza. Era un'intervista che ha fatto questa giornalista e che diceva: eravamo soli in casa, su una sedia notai una grande palla di cristallo mercurio e chiese a Rolla che cosa servisse. Mi fece prendere 4 mazzi di carte e convenimmo che alzandoli a caso avrei trovato il numero del volume nella Treccani da consultare, i numeri della pagina e delle parole, e avrei letto la risposta. Allora, qui c'è proprio scritto, come aveva detto me, che questa palla gli era stata donata, e ve lo leggo, a un certo punto noto sulla sedia, che sarebbe qui questo, precisamente, in combinazione anche la sedia che c'è, gliel'ho comprata io, ce l'ho in negozio, e questa è la palla. Grazie. Qui c'è la palla. Ma dopo dovevo dirglielo. Era la sorpresa. Allora, a un certo punto noto sulla sedia del salotto una grande sfera di cristallo mercurio, dal diametro almeno di 0,5 metri. Gli chiedo che cosa fosse, e lui mi risponde: è la sfera della conoscenza. Me la volle dare 20 anni fa una vecchia signora che l'aveva avuta da sua nonna, e siccome non aveva eredi, non sapeva a chi lasciarla, me la donò. E poi alla fine l'ha donata a me. Ma la cosa bella è che attraverso le carte hanno preso i numeri, adesso non sto a leggervela tutta, altrimenti ci dilunghiamo troppo, i numeri di una pagina che c'era sulla Treccani. Questa signora va per prendere il volume e lui dice: fermati un attimo, non prenderlo ancora, troverai queste parole. A contemplare la vita. Lei prende la Treccani, nella riga che avevano stabilito il volume e la pagina, e leggono: a contemplare la vita. La cosa che mi ha fatto pensare che ce l'ho lì da tanti anni, ma le cose che abbiamo a volte non le vediamo più, ed è questo il mio stupore, no? Che vedo questo, trovo la sfera, che poi questa sfera è 700esca ed era in vetro soffiato e accertata nell'interno, che con linguaggio popolare si chiamano argenti poveri. E questo serviva per mettere al centro di una stanza che rispecchiava tutta la stanza, come adesso fanno nelle discoteche, che ci sono le cose musicadette, no? E queste palle che girano. E questa trionfa nel mio negozio. Ecco, sì, ancora una cosa volevo soltanto dirvi, che Rolla, io ho visto assolutamente degli straordinari esperimenti, che lui ha sempre detto che lo spirito intelligente che ha sempre guidato, che abbiamo ognuno di noi. Noi abbiamo solo cercato di essere molto distratti e prendiamo tutto per scontato. Cosa, oltre a questi esperimenti che io ho visto, cosa mi ha insegnato veramente è cambiare il pensiero.
Io nella vita, nei momenti in cui l'ho incontrato, ero triste, il mio mondo era chiuso, cercavo la luce ma non la trovavo. Lui invece mi ha spalancato una porta, mi ha dato la speranza e la comprensione che la nostra vita è fatta tutta a episodi, ossia è una grande esperienza che non ci si può limitare a una sofferenza che anche quella finisce, e quindi noi dobbiamo ricavarne veramente quello che ci ha insegnato questa esperienza. Quindi io ho cambiato davvero vita, e l'ho già detto altre volte che non pensavo di arrivare a 50 anni, credevo di morire prima, invece adesso che ne ho 70 sono piena di progetti e sono felice di dirlo a tutti, che si può cambiare, perché bisogna sviluppare il senso della riconoscenza. Noi siamo sempre un po' come dei bambini, che abbiamo già un gioco e ne vogliamo un altro, vogliamo una cosa e non apprezziamo quello che abbiamo. Se noi cominciamo a guardare nel nostro giardino quello che abbiamo e coltivare i frutti che abbiamo, è quella la felicità, è soltanto quella. Ecco, adesso vorremmo... Le immagini ci aiuteranno a raccontare degli episodi, poi speriamo di non annoiarvi troppo, vorremmo anche fare parlare dei testimoni che hanno vissuto per il troppo. Va bene, lo toccherà quando sei a casa, e quando sono stata a casa ho trovato il dado d'oro. Anche questi sono tutti i doni che mi hanno fatto trovare con gli esperimenti. Questo è l'anello della battaglia di Marengo, questo è dei ricevimenti che facevo in negozio e lui era sempre presente. Spero di non annoiarmi. No, Dominello, la faccia cancellata, è lui che l'ha cancellata, perché dice che è venuto male. No, è stato cancellato. Sì, dico Simona, questo è il quadro di Simona, facciamo in fretta. E questo è il adesso vorrei appunto chiamare qualcuno. Il tempo stringe, io direi di parlare un attimo degli esperimenti di Rolf, davvero per poi sono cose che più interessano, anche se per lui non è cosa meno importante, e poi vi spiegherò anche perché. E poi parliamo anche un po' di quello che lui diceva, quello che era il suo pensiero, che è la parte più importante di Rolf. Prima di far venire degli amici che l'hanno frequentato, volevo dirvi che io qualcosa di quello che ho fatto io con lui. Io sono stato 8 anni molto intensi e Dior era una persona molto amabile, molto piacevole ed era molto allegro anche, nonostante facesse un po' da raccoglitore delle disgrazie degli altri, perché tutti gli telefonavano a chiedere consiglio e tutti gli raccontavano le loro pene. E quindi la definizione che ha dato di lui Zeffirelli, che l'ha definito come una grondaia che raccoglie l'acqua dal tetto, è in questo senso, perché veramente tutti versavano su di lui le loro bene, lui ha sempre cercato di aiutarli, sia con i consigli e anche alcune volte con cose materiali, soldi e altre cose. Quando si andava in giro, poi lo accompagnavo a fare lì, così non mi dava più la macchina, era un tipo gioioso, è sempre stato molto sensibile alla bellezza femminile, anche perché lui si definiva anche un po' birichino, perché piaceva il sesso femminile e quando c'erano le donne veramente, se poi erano donne, era un bugio, era. Dico bene? Sì, anche c'era le donne. Quando andavamo in giro in macchina, soprattutto in primavera, che si tiravano già giù i finestrini, quando ci fermavamo ai semafori e magari vicino, quasi sempre si fermava anche qualche bella ragazza, così. Lui tirava giù il finestrino e aveva 84, 85 anni, in quell'età lì, quindi tirava il finestrino, quella lì lo guardavano, avevano un finestrino giù e lui gli diceva tutto, dove stava andando, chi era fidanzato, come si chiamava. Tutto quello che poteva, se stava bene, se stava male, che cosa faceva. E questi che lo guardavano con degli occhi strani e senza riuscire a capire chi era, come faceva a sapere tutte queste cose.
Ma lui era un burlone, anche per esempio quando si andava a supermercati o queste cose. Mi ricordo quando ero stato in vacanza con lui a Aix-les-Bains e avevo andato in supermercato e lui faceva sempre la finta del vecchio e quando c'era una bella ragazza toccava così sulla schiena e dietro questo si girava e questa che guardava che cosa faceva, lui se la vedeva, se la vedeva più bambino, no? Oppure quando attraversavamo la strada trafficata, e lui a un certo punto si fermava in mezzo alla strada, faceva finta di non riuscire né andare avanti né indietro, col bastone bloccava il traffico, tutti fermi, tutti che suonavano, e lui se la rideva di nuovo, così, tipo gioioso. Non era... volevo fare dire una cosa. Allora, Rode veramente era un cavaliere, io avevo 40 anni meno di lui, era un corteggiatore molto raffinato, no? Io ricordo di lui troppo bello. E ho dedicato lui questo piccolo decoupage, che se lui avesse incontrato una fanciulla del genere con i capelli color del grano, l'avrebbe coperta di rose, perché era il suo fiore preferito, no? E però sarebbe anche stata una tentazione, no? La mela ha messo questo simbolo. Ma ho raccolto una frase che ha detto lui, che non mi invento niente, e che dice: in un momento qualsiasi della giornata lo spirito può divenire improvvisamente sereno come un paesaggio all'alba, è l'istante questo della grande iniziazione al sublime, dove si incontrano le grandi cose come l'amore, la speranza o addirittura la rinuncia. E lui era questo. Poi Rolla piaceva anche molto andare al casino, per cui passava le quattro della sera, se le vengo mentonica con i crostifissi, uno dei stati in primavera, e andava tutto il giorno al casinò, con pochi soldi aveva un bigliettino su cui segnava tutti i numeri, faceva tutte le gavole, ma non vinceva molto, erano più le volte che perdeva perché non ho mai usato i suoi poteri. Le poche volte che sono andato io, alla fine aspettavo, io facevo tutto subito, non vincevo mai niente, lui giocava, 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 quando finiva si andava vicino alla roulette e diceva: adesso io ti dico tutti i numeri che hai, ma non contare, non contare per carità. E così quando veniva blu lui mi diceva il numero che usciva, li azzeccava tutti, tutti i numeri li vedeva. E riusciva a vedere anche i numeri della roulette, se voleva poteva sbancare il casinò, ma mai nessuno l'ha mandato via dal casinò, mai nessuno gli ha fatto dei problemi. Oltretutto, quando lui era un personaggio che riusciva anche a vedere, oltre sapere tutto della persona che incontrava, riusciva a vedere se era sana o non sana, perché vedeva l'aureola, l'aura, la testa, per cui si era interrotta, eccetera. E se incontrava una donna e diceva che lei ha dei problemi alla mammella, vada pure, questo ne occupava lui, telefonava gli amici nel collo, la faceva andare. E sempre riusciva a far diagnosi così, solo guardando l'aura di tumore o di altre cose, per cui è riuscito a salvare tanta gente. Anche in ospedale lui andava, lo chiamavano ai tempi di Logliotti a fare diagnosi, ma lui sempre come ha sempre detto: io non sono medico e vengo così, come anche un amico che mi raccontava che aveva il carico della collecisti, l'avevano ricoverato per operarlo. Lui è andato a trovarlo e gli ha messo una mano sulla pancia, dico, l'ho fatto, e ha detto: guarda, prima di farti operare, fatti fare un'altra lastra, i calcoli non c'erano più, non l'hanno operato e se n'è andato a casa. Riuscì a fare lui per guarire le persone, in altri casi, faceva i soffioni verdi. I soffioni verdi, dice che quando l'ho conosciuto io non li faceva più perché aveva anche le anni. Allora, lui soffiava forte qui nel collo e col calore, pensando al calore verde, alla quinta musicale e al calore, riusciva a far passare mal di testa, queste piccole cose, riusciva a curare così la gente. Quando l'ho conosciuto io, però poi non li faceva più che dice solerne, quando soffio mi esce l'erne, allora me ne lascia perdere. E non si è mai fatto operare di queste, anche perché lui nella sua vita ha avuto una decina di interventi anche grossi e quindi non amava più andare sotto i ferri. Quindi io ho visto da lui migliaia di esperimenti che
vi garantisco che questi esperimenti che lui faceva, non toccava niente, tutto avveniva così da solo, o faceva lavorare i presenti attorno al tavolo, ma non c'è mai stata nessuna ombra di imbroglio né di niente. Non riusciva a fare delle cose spettacolari, purtroppo questo non l'ho visto, perché quando ho cominciato a frequentare io non lo faceva più perché si stancava troppo, ed era la pittura a distanza, cioè lui metteva una tela su un cavalletto, dei colori sotto, con tutti i presenti, un po' di penombra perché la luce gli dà fastidio agli occhi, ma non solo quando faceva gli esperimenti, sempre, perché aveva gli occhi sensibili, lacrimavano, e c'erano i quadri che si coloravano tra loro. E questo è un esempio di questo Rabier che è stato dedicato, e poi dopo potete vederlo meglio. E quando lui poi il quadro qui veniva fatto in un minuto, due, insomma, tela bianca, il colore lì, i pennelli si agitavano, andavano, in un minuto o due era finito il quadro. Lui scriveva omage, questo qui c'è scritto omage a Rabier, e dedicato a due signorine, che erano due donne che mi passavano come cugine. Ecco, un altro esperimento che ho trovato in questa scatola che avevo dimenticato di ordinare, tra l'altro, è che lui mi faceva piegare un foglio bianco mio, perché prima ho detto ma sarà preparato prima, no? Io pensavo a tutto, invece erano miei, mi faceva scegliere, me lo faceva piegare e mettere nel petto, poi mi faceva scegliere una carta e io questa volta avevo scelto il 5 di fiori, e lui con l'apice scriveva nell'aria. Peccato che poi dopo dentro aprivo la carta e c'era così, non solo uno ma anche questi, per fortuna li ho, perché lui li distruggeva sempre. Questi sono riuscita a catturare, queste sono le fotocopie perché gli originali li ho lasciati a casa, 5 di fiori e 5 lì, e poi c'è scritto proprietà di Giovanna De Miglio. Bellissimo. Allora, qui ci sono delle sue frasi, per esempio: ogni cosa dal suo spirito, anche le, al suo spirito. Sì. Ogni cosa dal suo spirito, anche le pietre, perché tutto è vivo. Ecco, questo mi ricorda anche quando parlavamo, anche se io appunto ero sempre molto timida nei suoi confronti, come mi insegnava ad accorgermi della natura che ci circondava e che era un dono di Dio, e quindi secondo me era il primo. Da un animalista, non so come si potrebbe definire in sala, perché mi diceva proprio di accorgersi a cosa io, infatti io grazie a questi suoi insegnamenti ho un metodo di vita magari diverso da quello che uno potrebbe avere usualmente, sì, perché mi diceva proprio la natura è un dono di Dio, e l'essere umano purtroppo vedrai nel futuro cosa combinerà. E mi diceva: ricordati sempre cosa mangi e cosa indossi, perché è una coscienza ma è una cosa, sì, lui parlava dello spirito, perché tutto è vivo e quindi tutto può soffrire o essere felice a seconda anche di come noi ci comportiamo. Infatti dice un'altra sua frase che dico adesso, dice: quello che è stato rimane nell'aldilà, la creazione continua. Di modo, come ha detto Simona, esistono tre gradi secondo noi dello spirito: lo spirito intelligente, lo spirito intellettuale e lo spirito più basso, che è quello dell'ego. Lo spirito intelligente è l'uomo, perché l'uomo ha il libero arbitrio. Lo spirito istintuale è quello degli animali, come il cane da caccia, come tutti gli animali, hanno l'istinto per sopravvivere, se no perderebbe la razza. E poi c'è lo grado più basso dello spirito, che è quello della vegetazione, della facoltà della natura, degli immobili, e tutto questo rimane alla fine, quando le cose finiscono, il loro spirito rimane. E quindi come rimane tutti questi tre tipi di spirito per sempre, fin quando, cioè questo lo dico dopo, rimane lo spirito intelligente. E i suoi esperimenti, lui diceva che arrivavano attraverso lo spirito intelligente. Quindi lui diceva che lo spirito intelligente è la parte divina che noi abbiamo. Quindi noi dopo la morte il corpo se ne va, ma lo spirito sopravvive. E l'esistenza dello spirito, diceva lui,
che durava fin quando la persona viene ricordata. Allora lo spirito vive. Quando la persona non la ricorda, lo spirito torna mio e basta. Lo spirito è differente dall'anima, non vogliamo queste cose. Lui, appunto, tutti i suoi esperimenti, diceva che era un tramite. Lui non era uno che aveva, diceva lui, aveva solo delle possibilità, e quindi queste possibilità che lui aveva, che era stato capace ad usare per arrivare a fare questi esperimenti, erano in grado tutti gli uomini di avere, se non c'erano delle cose che potevano essere coltivate. Sicuramente lui l'ha potuto coltivare molto bene, essendo nato in un'epoca dove la televisione non ce n'era, computer nemmeno l'ombra, e quindi la gente aveva molto più tempo di pensare, di leggere e meditare e riuscire a fare cose che io penso che siamo ad oggi diventa molto difficile quando sono tutti lì nel tempo libero che chattano, guardano la televisione, vanno a ballare, quindi erano altri uomini. Lui dice che prima o poi tutti gli uomini riusciranno ad avere queste facoltà e quindi sarà molto più facile vivere. Una cosa molto importante che lui diceva era, appunto come ha detto Simona, che l'uomo deve raggiungere la coscienza sublime, l'ha detto tu, la coscienza sublime. Sì, cioè, quindi questa conoscenza sublime c'è, è importante per riuscire, che quando uno raggiunge questa conoscenza sublime riesce a salire a un certo livello e sicuramente a raggiungere la luce. Lui dice oltretutto che l'incarnazione non esiste, però parlava dell'inferno, cioè l'inferno è su questa terra, in quanto gli uomini che non si comportano bene saranno condannati a ritornare in un corpo e andare avanti a vivere e passare questo inferno finché non riescono a raggiungere uno stato superiore e quindi la vicinanza di Dio. Sì, no, l'incarnazione, come dicono gli indiani, cioè non è che noi abbiamo un animale in una pianta, cioè è solo un passaggio importante per arrivare alla luce. Ecco, cioè lui ci ha dato proprio la speranza ad un'evoluzione e mi diceva che se non viviamo bene questa vita e non la comprendiamo, ritorniamo a fare la prima elementare, la sofferenza. Significa che veramente, prima di tutto, accorgersi, perché lui diceva, se non guardi sembra che in questo mondo non ci sia nessun miracolo, ma se ti accorgi è tutto un miracolo di bellezza e di cose strane. Se tu non rispetti la natura e non rispetti gli animali, non rispetti neppure te stesso. Questa è la filosofia. Facciamo sentire cosa ha detto alla Rai dopo alla fine. Per esempio, un'altra cosa che lui diceva è che lo spirito si esprime nella gioia come nella sofferenza. Entrambe fanno parte di quella prova che è la ragione della vita stessa. E che lui attraverso queste parole riusciva a confortare tante persone che avevano problemi di salute, problemi familiari, di mantenere sempre davanti la sopravvivenza dello spirito e quindi il nostro comportamento che deve seguire una certa linea senza lasciarti sopraffare dall'abilità e della cattiveria. Adesso per annoiarvi io vi farei venire qui il signor Dargandi, che per 35-40 anni è stato a casa di Roll e che l'aiutava con un maggiordomo, un uomo di fatica, e dato che, come ripeto, Roll era uno molto gioioso e si divertiva a fare gli scherzi ne hanno fatti tanti e non li può raccontare, quindi diciamo una ricetta su quello che gli combinava. Io potrei parlare, non so, due mesi per dire tutto quello che ho visto. Ha ragione. Ne ho viste di tutti, non di tutti i colori, e le cose che se io anche le racconto nessuno le crede. E, per esempio quella del Fabbro, allora mettiamo quella del Fabbro. Io un giorno mi disse, Bergandi mi deve trovare un grande Fabbro perché devo rinforzare le persiane che verso il cortile. E allora io si fidava sempre di me, sia di un del tappezziere o qualcosa, sapeva che portavo delle persone, perché se uno vedesse l'alloggio com'era non crede. Uno che tanto un po' può mettere qualcosa in tasca, non vedere, non sentire, non parlare, non rubare, conoscere tutte queste cose. Io ho avuto la fortuna, mi dicono che ero stato molto fortunato
avere stato vicino a persone del genere. E, ma proprio tante personalità, perché io tante volte parlo anche con la dottoressa Giordano, il circo degli ufficiali di qua e di là, e un giorno allora porto mio Fabio, e il Fabio quando l'ha visto, poi un giorno mi dice: ma tu non sai chi è? Ma io tante volte sì, sapevo perché lo leggevo sui giornali e lo vedevo, ma non me lo sono mai fatto accorto che io sapevo. Allora dice: ma io ho letto già tanti libri in francese che parlano di lui, ma tu non sai. E allora porta anche l'aiutante, il dottor Romano era tutto lì, tranquillo. Allora porto l'aiutante, non credeva, rideva sempre, gli dicevo: stai fermo, non ridere, perché fa un po' di mal dottore. Poi le porto sul balcone, mette la cassetta dei ferri per terra, e lui era in ginocchio, e l'aiutante era appoggiato alla ringhiera e rideva. Io ho detto: stai zitto, non ridere, fa un po' di mal dottore. Infatti il dottore arriva dall'altra parte della camera, da un'altra camera, e arriva sul balcone, si vede che di dentro ha sentito quello che io gli dicevo. Allora mi fa, per grande mi prende quella mazzetta, la cassetta aperta, prendo la cassetta, mi prendo e gli do la mazzetta in mano, e lui fa un po' così, giù, la mazzetta sparisce. Passato cinque muri, poi ha detto: adesso andate nell'entrata, sulla sedia di Napoleone, c'è il mio cappello, alzate il cappello e sotto c'era la mazzetta. E questo cappello ce l'ho io come grande ricordo, perché è un cappello che mi ha dato a mettere in testa per farmi ridere, magari. E poi quando venivano le altre volte, questo aiutante aveva paura non vedeva paura. Io passavo l'aspirapolvere sui tappeti e sulle guide, tutto, e lui dipingeva. E la signora era sempre nel suo appartamentino che leggeva, era una contessa, ma bravo, onesta, in tutte le maniere proprio. Io volevo un bene enorme. Allora ero lì che passavo, in un momento sento tutto delle berille marciali che correvano sul marciapiede, sul pavimento in legno. Tu, e saltavano sulle poltrone. Allora io apro subito, dottor, che là parlavamo sempre più in montagna, dottor, sei tutte vie a cuore. E che era Castaca, no, Castaca tranquilla, vuol dire che su Manansui. E in un momento vado di nuovo nel salone, le berille non correvano più, non c'erano più. Un'altra volta anche dovevo comprare delle lampadine, perché aveva tante lampadari, dovevo un mobile, ogni piano, ogni cosa c'era le lampadine, un tale collaggio da mettere, ma senza lampadine. Sono accavato a comprare. E io sapevo che dovevo andare in una fabbrica vicino al cimitero monumentale. Dovevo prendere il 16 in corso. Massimo del Tecchio arriva e lui però mi fa: ma lui ti pensava, non è che mi guardava me, ma fa: che faccia attenzione che il green tram che arriva a sfermerà ma sdoartonan le porte. è una delle sue, perché io dovessi raccontare tutto, come dico, ma cose da non credere nemmeno io, quello perché mi voleva un bene enorme, mi ha aiutato tanto nella vita. E allora io vado alla fermata, c'era della gente che aspettava, da un po' arriva il tram, arriva il Pancacaluso, era sul corso Massimo Dondello, era ancora quei tram vecchi che ci sono ancora adesso, gialli, e si ferma, e le porte avevano crum crum, e non si apre più. La gente di sopra batteva per scendere, di sotto batteva per salire, è andata avanti un minuto, due, poi il tram ha capito, e poi arriva l'altro,
non tutto normale, io l'ho preso e anche tutti gli altri l'abbiamo preso, poi io sono sereno, non ho fatto. E quando sono arrivato, Andes, sempre vedendo, per grande, come è andata per lei? E mi dico, ma di me, eh? Che fai? Mi si è metto a ridere, fai senza... Ma delle corde, no? Mi ricordano presto al Mauriziano. Al Mauriziano avevo i calcoli sul fegato, perché non lo sapevo. E lì ci sono dei saloni, tre volte questi, erano ben diretti, perché era ancora il Mauriziano era vecchio. E poi io ero lì con un mare tremendo, mi avevano fatto delle punture, diciamo ancora loro, mi attacco alla ringhiera così dal brunetto per guardare e vedo seduto. Adesso poi mi ha detto, ma sono io che lo vedo bene. E il dottor Ron, come ha fatto a saperlo, io non lo so. Perché mi hanno portato alle 6 lì, all'ospedale, e lui è arrivato già verso le 7 così. E allora poi io non l'ho visto perché avevo il dolore. Ma quando il primario, anche il vice primario, che mi sono venuti a letto a visitarmi, ha detto, ecco qua come ha detto Gustavo Ron, la pietra è già in fase discendente. E allora poi con le sue mani me l'ha materializzato che io non ho sofferto quando andavo poi per... Invece gli altri vicino a me gridavano, perché faceva male. Niente, da loro mai più ho avuto nulla, mai. E poi anche quando mi hanno operato con le corde vocali. E allora già tutti, perché io... preparavo i saloni, conoscevo tanti primari, tutto, uno ti mando qui, l'altro ti mando là, il dottore ha detto no, adesso voglio sapere che è il migliore che esiste in questo momento, perché tutti possono dire l'operazione è andata bene e tu lo parli. E così mi ha mandato proprio da uno che mi ha operato benissimo, ma gli aveva detto mi raccomando di operarlo proprio tu, allora io l'ho già coricato così, col braccio così. E lui mi passa dietro, mi dice tutto di verde, ne parli. La grande su sé, io ero anche con te. E per farlo vedere che poi mi fa addormentare. E poi cosa c'è? Quella dei chiodi. Ah, del quadro, dei chiodi. Chiodi che le ha fusi. Che le ha. Dunque dovevamo appendere un quadro grandissimo, antico, però il chiodo c'era da tenere sul quadro. E questo quadro qui ci andava un cordone indorato che partiva dagli angoli e andava su. E lì ci andava un chiodo col faccio per tenere questo nodo grande. Allora mi dice di prendere la cassetta dei carri, io prendo la cassetta dei carri, lo porto lì, anzi ne ho prese due, lo apriamo e c'erano tutti i chiodi lunghi, non ce n'era uno col cancio. Allora, tanto io ho già abituato a tutto, non ho fatto anche a questo, no? Prende, ne mette due o tre in mano, adesso non me lo ricordo più, da questa mano, chiude, gira, poi fa un segnale, guarda in aria, dopo un po' lo apre, ce n'era uno lungo così, con il calcio. Allora sposto il sofà, metto la scala, e lui dal centro del salone mi guardava un po' più là, un po' più qua, un po' più andato. E fai. E preso il cordone sopra. E che lui lei se non luce mi stava a fischiare. E lui era contento. Sì. Allora, Roll ha dedicato ad Arturo questa arte. Una cosa bellissima è che si belle parole perché aveva. Allora, all'amico Arturo Bercandi. Uomo che stimo e apprezzo per la sua onestà, il suo attaccamento al lavoro e a tutti i valori morali affettivi della vita. Gustavo Roll, 1986. Come mi sento tutta la se lo merita, una medaglia.
diceva sempre, se ricordi Mercadone, mi diceva anche Mercadone, perché io purtroppo a diversi libri, proprio negli articoli grandissimi, noi non ci portiamo dietro nulla, solo il bene che abbiamo fatto. Noi siamo solo degli amministratori di tutto quello che noi abbiamo fatto. Allora si sedeva su una grande poltrona, perché una casa, se uno diceva, mi guardi bene, chiudeva gli occhi, ecco, in un attimo tutta questa roba gli adunato. Non ci portiamo né le vedete da sé, niente. Solo il bene che abbiamo fatto, ma era una cosa, guardi, era una cosa proprio. Eppure io non è che io andavo lì per quello di salone, perché poi una volta anche avevo Fellini con Nino Rota. Sono arrivati, mi diceva, perché guarda che arriverà così così, tante volte mi diceva il nome di chi arrivava, tante volte niente. E mi diceva, quale salone? Allora mi dicevano che c'era il salone tappezzato con le api, c'era l'altro con l'alloro, tutti mi dicevano, io dicevo, quello delle api, quello dell'alloro, quello l'altro ancora. E lui mi ha detto, lo faccio accomodare quello delle api, era il primo. Allora io apro, faccio accomodare e poi vado, busso, lui si stava preparando perché il busso era fuori, un passolentino, e dottore, sono Leone, eh? Che vada a dire che arrivo sui viti. Allora sono andato e ho detto, va bene. Allora, meno un secondo, subito arrivato, si sono alzati tutti in piedi e Nino Rota si mette a suonare la seconda parte del Padrino. Vedeva quelle mani che volavano tutto il corso, era piccolino lui. E il dottor Rola e Fellini erano in piedi. Dopo un po', perché io non sono stato, io andavo a fare il lavoro, dopo un po' il dottor Rola mi chiama, Bergani, venga a sentire. Allora arrivo io, mi metto a fianco a Fellini e poi si mettono a tutte e quattro le mani, vado anch'io. E il dottor Rola gli disse, va bene, farà il giro del mondo, va bene. Perché Fellini non girava un film se non veniva da lui. Di tutto, infatti rispondevo tante volte al telefono e mi diceva, le dica che mi prenote o il tale giorno arrivo, che voglio venire a respirare una boccata di ossigeno. E quando arrivava tante volte lo vedevo stanco, arrivava con quel suo capello tutto, poi quando andavo via era sorridente, tranquillo, veloce, sotto c'era già la macchina che lo aspettava perché si era d'accordo di lasciargli il posto, lui scendeva, c'era un marciapiede così, era già sopra, e poi andava a prendersi da lontano. E me ne ho viste, se ti sei ancora da raccontare. Solo che non me ne ricordo perché c'è il libro qui, Errone e l'altra dimensione, c'è un altro solo. C'è 5 o 6 pagine che parlano di me. Certamente. Allora, io mi sposto. Dire che tutti questi esperimenti che succedevano in Casarolla, quelli più importanti, meno importanti, non c'era nessuna aula di mistero, non c'era nessuna seduta spiritica, ma tutta veniva normalmente come c'era qui. Quindi lui non era un medium, non c'era nessuna cosa terrorizzante, anche un bambino poteva stare, certo che però la gente non preparata si spaventava perché vedeva succedere delle cose che non c'era nessuna spiegazione. Vorrei chiamare Chiara che ha conosciuto Rod e mi racconterà la sua storia. Allora io faccio dicevo, io a differenza di loro non sono stata un'amica assidua del dottor Rod, però ho frequentato per 20 anni al ristorante, in quanto tutte le sere ci vedevamo, cioè io mangiavo lì e lui mangiava lì, quindi io andavo lì apposta per conoscere, perché io ho sempre avuto il terrore di Paolo Trabronco e lui lo sapeva, infatti mi faceva degli scherzi, mi mandava a chiamare, mi veniva a prendere mentre mangiava, eccetera. E una sera, io penso la cosa più importante a cui ho assistito è la guarigione di un tracheotomizzato. Un signore è entrato, lui era sempre con dei professori del Molinetto, eccetera, poi c'era il dottor Gaido, che adesso purtroppo è morto, e non vuol dire che è vero quello che dico, però non c'è bisogno che lo dica lui, che parlo solo io,
Io mangiavo a distanza, come fosse di qui a lei del dottor Roll, e lui entra, era tornato, c'era il dottor Gaido, lo conosco perché ero una farmacia, e il dottor Gaido aveva lo studio di fronte alla mia farmacia, che non conoscevo. E c'erano altri professori delle molinette, e a un certo punto c'era questo signore con le bende, tutto come un tracchiotto. Io stavo mangiando con una signora che era compagna di asilo e di elementari del dottor Orca, che me l'aveva presentato, poi vi dico poi come l'ho conosciuto tramite questa signora, e stavo mangiando io e la signora Lidia lì la ristorante La Pace via Gagliari 22, che vi invito ad andarci perché lì c'è il dottor Orca, e c'è stato per 30 anni lì. Ma la bella favola, lui era lì nel suo tavolo rotondo, e a un certo punto mi giro e vedo lui che mette la mano davanti a questo qua con un tovaglione, del tovaglione a mano, e quello là che si alza e comincia a urlare, le bende, tutto sparito. Io sono rimasta lì, lui ha visto che io lo stavo vedendo, mi ha detto così, non dire niente. Io per carità ho paura di quello, per carità, ho continuato a mangiare, tutto tranquilla così. L'indomani sera, ci siamo riviste puntualmente, io come se gli dicessi così, questi occhiali sono neri, gli ho detto, ma dottor, chi è che per guarire tutti? Perché ha guarito tutti? E lui mi ha detto, signorina, perché non è nel karma di tutti essere guariti. Il Signore era arrivato alla fine, Dio ha permesso che io lo guarissi, e così è stato. Però io ho visto guarire uno, vi rendete conto, e non gli ho detto che cosa ha fatto, cosa è successo, niente. Perché per noi la cosa era normale, quello che diceva anche Fellini, il mistero per noi ormai non c'era più. Non so, gli dice che volete ciliegie, e lo so, la taglia, dice, ma no. Tutte ciliegie, non mangiavamo le ciliegie, ed era una cosa pazzesca. Io voglio raccontare solo un attimo come l'ho conosciuto. Io mi ero ritirato in montagna dalla tesi di teologia e vedevo, compravo, così andavo nella botteguccia del paese, c'erano Oggi, cioè tutto il giornale Oggi, e c'era, io sono stata molto curiosa, eccetera. Basta, ho visto che c'erano degli articoli di Roll, allora li ho comprati sempre e leggevo quelli, insomma, figure di questo qua, no, per questa solo lei, i principi, lei c'era sulla guida, allora, e ho detto, boh, chissà quando lo conoscevo. Una sera vado a cena alla Pace, perché io frequentavo già da anni, però lo frequentavo sempre più tardi, non più tardi. Quella sera lì per una combinazione sono andata prima e mi sono messa a mangiare con quella signora lì che era al tavolo quella sera che ho visto guarire tutto qua. E stavamo mangiando, a un certo punto lei dice, c'è Roll. E io dico, Roll? Ma chi è Roll? Il dottor Roll? Notare che io sono stata in collegio a Maria Auxiliatrice 27, compagna di banco mia, Anna Roll, figlia di Cornelio Gustavo Adolfo Roll, cugino primo del dottor. Io ho vissuto ancora adesso, sono praticamente la terza figlia del dottor Gustavo, del dottor Cornelio. E ma andate al favore, lui e questa signora Lidia mi dice sì c'è Roll. Io dico, guardi, io darei qualsiasi cosa per conoscere il dottor Roll. Dico, ma lei lo conosce? E lui dice, ma io figura che ho fatto l'asilo elementare con lui. Allora lo chiama e mi viene in mente lei. Io non ricordo come fosse adesso, aveva un blazer blu, una camicia bianca, una cravatta rossa e i calzoni grigi. E come lei l'ha chiamato, lui ha tirato fuori questo pettinino, si è dato una pettinata su che cosa di rossa, rossa, non aveva capelli, è venuto verso di me. Io allora avevo, non lo so, ma non lo so però si è pettinato. Comunque aveva, io avevo la sede allora. Però non ero sposata, tutti invece pensavano che fossi sposata. E la Lidia gli dice, ti presento la signora Chiara. E lui si mi guarda così e mi fa, signorina.
Io dico, sì, sì, signorina. Mi sono alzata in piedi e lui mi fa, ma lei è una donna, mai alzarsi in piedi per un uomo. E io l'ho guardato da sotto in su perché altro che un 85, era un 90, era un 95, era altissimo. Mi sono, l'ho guardato così da sotto in su e gli ho detto, ma lei non è un uomo, lei è il dottor Roll. E lui è scoppiato a ridere e gli siamo diventati amici. Però lui mi dice, no, guardi, mi non è così simpatico, lui era con le barzellette e tutto. Che io 5 minuti con lei, lui era una giocata, dico grazie, venga a trovarmi, io dico, ma io direi un paura, insomma, allora entravo al ristorante, per esempio, e lui mangiava come fosse laggiù in fondo, mi faceva così, mi tirava magari le spalle, mi faceva così, cerea, mi salutava. Poi cominciavo a ordinare io, quando ero piccolina, avevo un coniglio e una nonna tedesca, la quale diceva che io amavo troppo gli animali e mi ha fatto cuocere il mio coniglio. Questo lo dico perché io ho 60 anni, da quando avevo 5 anni che non mangio coniglio. Ma aspetti, mi sono vissuta lo stesso. E io guardavo il menù e dicevo, wow, Francesco, gli era come mi ha fatto in questo momento. Mi arrivava il coniglio, che è un piatto che in quel ristorante non fanno, non hanno mai fatto, proprio non c'è nemmeno da farci. E io dicevo, ma Francesca, ma cosa mi hai portato? E lei dice, ma anche perché lei non aveva preso quello. E lui di là mi diceva, che mangialo che fa pipì. Mi diciamo tutto una piazza che lo mangia stesso. Ma io avevo paura di lui, dicevo per carità, se non dicevo che non andavo lì per lui. No? E poi mi faceva miliardi di scherzi. Una sera, per esempio, era con dei russi, e questo parlava russo, dico, ma qua parlava russo. Parlava russo, era lì che parlava con questi qua. Io mi alzo per prendere un'arancia, lui. Nega qui lei, perché mi veniva sempre a prendere, io mangiavo magari, mi mettevo lontano, mi veniva a prendere. Nega qui lei che è tanto curiosa. Allora tira un po' il suo coltellino, tira il coltellino, prende il mio arancio, mi fa due buchi negli occhi, per gli occhi, un triangolino per il naso e una mezza luna per la bocca. Poi mi fa, l'ha fatto così, i pezzi erano nel piatto, il mio arancio era di nuovo e io ho detto, guarda, il dottor va a piangere, che io ho paura. Un'altra sera passava attraverso un muro, tutto questo che passa dal bordo. Vabbè, comunque, non so, italiano, il dottor Roma veramente è una cosa impressionante, comunque non la finiremo mai, dobbiamo fare quello che dobbiamo, ma no, non si finisce mai con la piazza, non so. No, volevo dire una cosa invece, parlando di una persona che è morta più recente, questo della Levi Montalcini, la signora Levi Montalcini, presidente onoraria del CICA, tutti i signori del CICA, tutti quelli del CICA, perché hanno ragione a combattere i falsi, però non hanno ragione a essere così prevenuti nel confronto dello spirito. Questa signora, se voi avete letto l'elogio dell'imperfezione che ve lo stramostizza e tutti i suoi libri, lei continua a dire, io non so nessuno, sono una perfetta cretina, la più cretina dei miei fratelli, io sono soltanto una sensitiva, tutto quello che ho fatto l'ho fatto per intuizioni, seguendo le mie intuizioni. Sì, aveva una grande base. Io ho citato la Levi Montalcini perché è l'esempio della laicità, della scienza, della freddezza. Invece lei ha tutta la vita ha testimoniato quello che ha testimoniato Rose, la predominanza dello spirito sulla materia. Ci danno, siamo niente nessuno. Sì, vabbè, però che lo dica un premio Nobel. Per la medicina mi sembra veramente un accostamento più complicato. Grazie.
Daniela Ruggero, che anche lui ha conosciuto Rol, lui dirà come fa. Nel frattempo che arriva Ruggero, che era dietro, devo dire una cosa. Rol, la scienza non ha mai riconosciuto Rol, perché la scienza riesce a studiare solo le cose che si vedono, i numeri, e quanto riguarda lo spirito non può intervenire. Infatti Rol diceva che la scienza non accetta lo spirito in quanto è materia, una creazione che sta di sopra di qualsiasi ricerca attuale di laboratorio. E adesso vi passo Ruggero, se vi dico un'altra cosa, se no in piedi mi stavo. Buonasera a tutti. Io ho conosciuto Rol tramite Giovanna, che è stato che hanno nell'85-82. E vi dico solo due o tre cosine. Uno, che lui era sempre di una simpatia unica, sempre allegro, e poi quando faceva gli esperimenti, quando lui aveva tempo, si divertiva e far passare mezz'ora, lui faceva praticamente solo degli esperimenti con le carte, anche con la gente normale che gli piaceva vedere questi esperimenti. Una volta in negozio in via Goito, era lì che parlava con Giovanna ed eravamo lì che parlavamo, per arriva una cliente e lui mi dice: sa, divertiamoci 5 minuti, siediti, prendi delle carte. Lui non toccava mai niente, si sedeva, ti guardava, stava a mezzo metro, mi diceva: prendi due mazzi di carte, perché con le carte è la cosa più semplice, che conoscono tutti praticamente, più comunicativa, anche i bambini giocano a carte e capiscono. Allora prende queste carte, dice: un mazzo lo mescoli, lo guardi e poi lo mettiamo via, lo chiudi bene, lo smazzetti, lo metti bene, via. Dice: copriamolo, prendi qualcosa di grosso, perché quello lì non devi toccarlo. Allora guardiamo, c'era una teiera grossa, una zuppiera, la giriamo sopra, per cui quel mazzo lì era lì fermo sotto la zuppiera. Praticamente prendiamo l'altro mazzo, come faceva sempre, e dice: mescola, lì poi te le faceva distendere tutte, poi col dito ti faceva andare avanti, poi diceva: alza quando vuoi, tu andavi avanti, poi dice: alza qui, allora quelle lì le togli, tieni le altre. Prendeva quelle, le distendevi, poi dice: rifai lo stesso affare, prendevi quelle, tagliavi, prendevi quelle che rimanevano, poi alla fine rimanevano 5 carte proprio a casa, che non puoi dire di aver la scelta. Facendo statistica, economia e commercio, quello lì è proprio un metodo statistico, non puoi diversamente pensare di aver scelto la carta. Poi girava, alla fine rimaneva una carta, dice: ti piace? Così era 5 di picche, tanto adesso non mi ricordo che carta fosse, 5 di picche. Poi fa: bene, allora chiamiamo 5 di picche. Tu lo guardi, all'inizio rimanevi proprio un po' staccato da questo esperimento. Prendi il 5 di picche, prende il 5 di picche e dice: beh, chiamiamolo. E gli dici: chiamiamolo. Mette le mani sopra questa teiera, si concentra un po', muove la teiera, e dice: ah, è arrivato. Io ho messo le carte belle a posto tutte. Lui la teiera non è neanche spostata, ha mosso solo le mani sopra. Dice: alza la teiera. Alzo la teiera, sotto c'era tutte le carte aperte, girate dove non leggi le carte, 5 di picche girato dall'altra parte. E di queste cose qui le faceva in continuazione, ma con tutte le carte.
quando eravamo andati a Mentone, finito di mangiare in pizzeria, praticamente siamo andati all'albergo, la moglie ha salutato, è andata a letto nelle stanze perché lì alle 9 si ritiravano, lui invece normalmente si ritirava alle 3 o 4 del mattino e dice: ma qui non hanno le carte, come facciamo? E gli ho detto: guarda, io in macchina dove avevo parcheggiato c'ho un mazzo di tarocchi, quei tarocchi lui fa, ma io non li uso tanto, non mi piacciono i tarocchi, sono grossi, sono tanti, sono carte diverse, la gente non li conosce, però se non c'è altro prendi quelli. Sono andato a prendere i tarocchi, allora ha cominciato a fare anche lì, passare il tempo divertendosi con i tarocchi. Ha cominciato con Simona, fa: Simona, adesso ti presento un bel ragazzo, un bel signorino, prende i tarocchi, non so se siete pratici, i tarocchi sono 78 carte, ma penso che qui vi conosciate perché il tarocco lo giocano tutti, invece quegli anziani, giovani non penso. 78 carte che vanno dall'1 al 10, poi c'è il fantino, il cavallo, la donna e il re. Poi ci sono 22 tarocchi. Allora ha cominciato a divertirsi, a lei gli ha fatto mescolare le carte e tutto, tira su, dice: dai che viene un bel ragazzo, è venuto il fante di denaro. E lei: provo io, no, tu non provare, tu non devi provare, non ho una carta brutta, non provare. Ma perché? Io voglio provare. Prova ma te ne penti. E tira tutto, tira fuori la morte. E poi è andato avanti così per un po', poi si è finito lui. Però gli devo ancora una cosa che mi aveva detto Roll una volta, che era mancato, non so se era mancato mio padre, e si parlava, io gli avevo detto: guarda, io ho visto i miei figli, i parenti, tanta gente, quando muori ti trovi nudo su un letto di marmo e da là non porti assolutamente niente. E lui ha detto: infatti, mi diceva, quindi parlando poi fatti dico una cosa, devi ricordarti questo, che quando le cose e i soldi diventano tuoi nel momento in cui tu li dai agli altri, non quando te li porti, li possiedi, okay. Nel momento in cui tu dai la cosa agli altri, cioè doni, fai, diventano tuoi automaticamente. E poi tante altre cose fatto, ma qui bisognerebbe stare fino alle 8 perché bellissimo, continuano. Thank you.